primarie Gianluca Calimberti, io lo chiedo sempre, 45 anni, insegnante, candidato del progetto civico Fare Nuovo la Città, sostenuto dal Partito Democratico. Rosita Viola, 43 anni, impegnata molto, come sapete, nella cooperazione internazionale. Mi sembra Rosita attualmente dipendente dall'amministrazione provinciale settore servizi sociali, e proposta da Sella, e Paolo Carletti, più giovane del terzetto, 35 anni, avvocato, segretario provinciale del Partito Socialista, di cui è il candidato. E senza molto impreamboli entrerei nel vivo, a proposito di non massacrarvi, partendo, ma non è voluta, da un po' quella che è la notizia del giorno. Molti di voi lo sapranno, forse non tutti, ma oggi la diocesi un pochino, senza neanche un pochino, ha preso posizione sulle elezioni europee, anche comunali, delineando una sorta, se posso un po' stressare il concetto, una sorta di ideale. Lo ha fatto con un documento della Commissione per la pastorale sociale del lavoro. Vado a leggere un capitoletto. Aperto virgolette. La famiglia si sente in fondo. La famiglia va in primo luogo definita giuridicamente, sia a livello europeo che locale, come unione matrimoniale tra uomo e donna, distinta da forme di convivenza di individui che decidono di vivere assieme e sono titolari di altre soggettività. Volevo chiedere al cattolico Galimberti, Laci, Viola, Carletti, cosa pensano di queste parole. Cioè, lei scommesso che non più prima si sta facendo. Allora, no, la prima risposta è questa, ma però dimmi una cosa, tu l'hai letto tutto il documento? Sì, l'ho letto tutto, giù. È stato distribuito in due versioni. La sintesi completa, ho letto anche qualche volta che ti faccio vedere. Non sono sicuro che l'ho capito, No, l'hai capito. Perché il documento in realtà è davvero molto interessante, anzi io invito tutti a leggerlo. Contiene delle cose, per esempio sull'idea di bene comune e di beni comuni, sull'idea anche di partecipazione, su alcune questioni centrali relativamente al futuro della nostra città. Sono davvero interessanti, di cui bisogna parlare e discutere. Questa è la premessa, perché poi le cose non funzionano mai a slogan, no? Devono essere interpretate nel loro contesto. Per quanto riguarda la domanda che tu mi hai fatto, io dico questo, te leggo anche all'inizio del documento, perché è interessante, il tempo di partecipazione questo, e dice la Chiesa, che non è un intendente, un agente politico, sente come suo principio il dovere indicare fedeli laici, eccetera. Parto da qui, perché è proprio la mia storia, come già altre volte ho avuto modo di dire anche a te, è una storia che insegna un profondo senso della laicità. E il profondo senso della laicità dello Stato è anche questo, sapere che se mi sarà data la possibilità di governare questa città, io dovrò essere il sindaco di tutti. Allora, la prima questione che pongo, proprio su questa questione, e della famiglia in generale, è questa. Io faccio sempre questo esempio, perché è un esempio interessante. Voi conoscete il regolamento per l'accesso alle case dell'edilizia pubblica popolare di Cremona? Penso che circa l'articolo 3, questo regolamento dica così: la definizione di nucleo familiare. E la definizione di nucleo familiare è la famiglia e anche le famiglie, compresa la famiglia di conviventi. Questo regolamento è stato voluto dal centro-sinistra ed è stato voluto ed approvato dal centro-destra. Da entrambi, io penso che sia un buon regolamento, voluto dal centro-sinistra e voluto in continuità dal centro-destra. È un buon regolamento perché dice due cose. Dice una lettura, perché poi bisogna analizzare i dati, una lettura della realtà sociale anche del nostro territorio, che vede una diminuzione, sicuramente purtroppo per me una diminuzione dei matrimoni e quindi un aumento anche di queste forme di convivenza, ma dice anche un'altra cosa alla quale io tengo molto, che
che accanto dei diritti sono presenti sempre dei doveri. Per cui questo regolamento invita anche le coppie conviventi a darsi, come dire, un'idea di stabilità e di continuità, perché non dimentichiamo che rispetto a queste cose ci sono di mezzo soldi comuni e beni di tutti, che sono gli appartamenti comunali. Allora, quando io dico concretezza e analisi molto laica, molto radicata nella mia storia, della realtà che ho di fronte, dico proprio questo, cioè concretamente cercare di capire che cosa è meglio per la vita delle persone, accanto ai diritti, sempre e comunque chiedere l'adempimento di doveri. E rispetto al registro delle coppie di fatto, perché questo poi è il tema, io continuo a pensare che abbia un valore simbolico e continuo a pensare che abbia meno un valore concreto. Ma proprio per quel senso di laicità che dicevo prima, e proprio perché se mi sarà data, sarò il sindaco di tutti, noi proveremo a fare questa operazione. Per una volta, costruire dei luoghi di confronto in cui non ci si scambia a slogan su determinati, non ci si incontra o scontra a slogan su determinate cose, ma si prova a discutere e analizzare la realtà, la situazione, anche a partire da opinioni diverse. E a partire dal Consiglio Comunale, che dovrà essere il primo luogo di questo incontro e confronto su questo, che rimane, a mio avviso, un atto simbolico. Però fatemi dire un'ultimissima cosa, perché questa è stata domanda a me, perché dopo loro due se la cavano in fretta, io lo so com'è. Una parola in più, dopo giuro che sarò preciso e attento ai tempi. Però condividiamo anche insieme questa cosa. Dentro questa visione, noi tutti sappiamo che la natalità a Cremona è di 1,22 figli, lo sappiamo tutti, se non lo sapete magari ve lo dico, e siamo tra le ultime province in Lombardia. La questione quindi della tutela del nucleo familiare diventa fondamentale, sia per il futuro della nostra città, ma anche perché il sostegno alla famiglia diventa un sostegno fondamentale anche in termini di welfare. Quindi ricordiamo che quando uno parla, nel senso laico che abbiamo detto prima, ma profondamente radicato per me in quello che io credo, quando uno parla di centralità della famiglia, dovremmo essere tutti d'accordo nel dire che anche questa è una questione di futuro, di idealità e molto concretamente anche di efficienza e di risparmio e di capacità di intervento sociale molto più mirato. Sostenere la famiglia è una questione centrale per il nostro futuro. Spina il microfono, così ce lo passiamo più velocemente. Ma se posso, va benissimo, come l'ho detto. Buonasera a tutti, grazie che siete qua questa sera ad ascoltarci in questo confronto. Rispetto al documento della diocesi, dico veramente due cose. La prima, la diocesi è un soggetto della comunità cremonese e quindi, così come in questi giorni associazioni e organizzazioni di vario tipo nell'incontrarci, presumo tutti e tre, o qualcuno, non tutti, hanno fatto richieste, hanno dato indicazioni, hanno proposto cose concrete, diciamo, anche la diocesi secondo me rientra con questo documento in quell'ottica. Dopodiché, rispetto al suo contenuto, l'ho letto anch'io oggi, visto che è uscito solo questa mattina, penso che ci sono alcuni passaggi condivisibili, come si diceva prima Gianluca, sui beni comuni, ma anche sui rifiuti. Per quanto riguarda invece il punto che stiamo discutendo delle famiglie, ovviamente non mi trovo d'accordo e non è un'indicazione, diciamo, che nemmeno troppo attuale nella nostra società cremonese, nella nostra società contemporanea. Per me è l'amore che crea la famiglia, quindi mi vorrei occupare, per essere sindaco di tutti, di tutte le famiglie diverse. Ci sono famiglie monoparentali perché è morto il padre o la madre, ci sono famiglie omosessuali o eterosessuali, ci sono famiglie affidatarie, ci sono famiglie che hanno figli adottivi, ci sono famiglie che hanno avuto figli con la procreazione assistita, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, di fronte a questo scenario molto variegato, molto diverso,
bisogna mettere in campo appunto strumenti altrettanto variegati e diversi, perché nessun bambino, per esempio, anche sulla scuola, visto che c'è una concezione molto chiara di quello che oggi, appunto, fino ad oggi è stata famiglia, si sente magari anche a una festa del papà o della mamma, per esempio, discriminato perché è separato o perché fa parte di una coppia allargata o di un lungo elenco che ho fatto prima. Noi siamo, lo sapete tutti ormai, perché è sempre la domanda che ci fanno ai tre candidati per il registro delle unioni civili. Ricordo peraltro che è anche una proposta nazionale che fu fatta da OSD in tempi non sospetti, quello dei PACS e del divenire una regolamentazione per senso. Ritengo che non sia un simbolo e neanche un'ideologia, ma semplicemente appunto perché non si è riusciti a livello nazionale in tempi neanche troppo lontani a recuperare in tal senso, uno strumento che dal basso, visto che mille comuni hanno già approvato, possa contribuire a far capire sempre di più a chi, come si suol dire, a chi sta a Roma, che abbiamo bisogno di fronte a una società che cambia anche di strumenti diversi. E per quanto riguarda i doveri, sono molto d'accordo, premesso che le leggi non sono altro che l'applicazione, la traduzione pratica del rispetto e della tutela dei diritti, non capisco, l'ho già detto un'altra volta, quali doveri abbiano, ad esempio, delle coppie gay o lesbiche o altro che vengono menate, si suicidano perché vengono sbeffeggiate o altro. Quindi questo è il punto, è anche una battaglia culturale e non solo ideologica e simbolica. Buonasera a tutti. Allora, sul virgolettato che abbiamo sentito, se dobbiamo dare un giudizio sul documento della pastorale, è un giudizio sicuramente positivo in tanti contenuti, anche nei rapporti che vengono indicati con le aziende partecipate, un documento tanto positivo, senza dubbio. Poi il virgolettato, evidentemente, è un parere, a nostro modo di vedere, non condivisibile. Vedete, non sarà Paolo Carletti a dirgli che cos'è la famiglia, a mio parere neanche Gianluca Galimberti e neanche Rosita Viola, ma è la società. Il compito della politica è semplicemente quello di analizzare le dinamiche evolutive della società molto laicamente, nel senso in modo spregiudicato, che sta a significare lontano da qualsiasi pregiudizio ideologico, etico o religioso, e fare una sintesi e mettere in atto quegli strumenti politici e amministrativi che possano governare questi fenomeni sociali. Punto. Per cui non vi è dubbio alcuno e nessuno mi può dire che non è una famiglia quella composta da me, Alessandra e mio figlio Giovanni. Anche se non siamo sposati, non esiste. Non esiste alcun dubbio che noi siamo una famiglia. Ma non me lo devo sentire dire da nessuno di noi, è la società che l'ha insegnato, ma non a me, a tutti voi, perché lo vedete sotto gli occhi di tutti. Pertanto è anche logico che si debba governare il cambiamento, che si debba dare una regolamentazione a fenomeni sociali che sono gli occhi di tutti. Per cui, ripeto molto lentamente, sì al registro delle coppie di fatto, senza alcun dubbio. Grazie, mi sembra una cartese alla fine della domanda. Credo sia un terreno molto pratico per cercare di dare un po' di ritmo a questa serata. Vi chiedo di rispondere rapidamente. Domani, bisogna sentire. Quali sono i peccati? Domani svegliamo, siete il nuovo sindaco di Cremona. Le prime due cose che fate? La prima è sicuramente prendere in mano la partita dell'Expo, perché questo ha un grande significato concreto e anche simbolico. Ricordo che la nostra città non ha presentato un progetto per l'Expo ed è davvero una questione di qualità abissale. Bisogna immediatamente inserirsi nella partita dell'Expo, anche perché intorno a questa partita gira una partita fondamentale, che è tutta la partita dell'arte alimentare, della zootecnia, cioè la partita dell'alta formazione, e rispetto all'alta formazione noi possiamo davvero raccontare una storia importante e significativa di sviluppo della nostra città. C'è una proposta
fatta da enti, da università e da enti, che è la costituzione appunto di un polo, cioè una di alta formazione in sicurezza alimentare. Io ricordo che negli anni 90, che noi rappresentiamo, rispetto all'agroalimentare e alla zootecnia, un polo di formazione fondamentale. Cito un esempio, una lettera di una ragazza che chiede di poter accedere a uno di questi corsi di formazione agroalimentare e zootecnia, e dice che viene dall'America, lettera in inglese, e questa lettera racconta così, dice così: io voglio venire a Cremona perché so che Cremona è una delle patrie della formazione in questo settore. E voglio venire a Cremona perché Cremona è una città molto importante dal punto di vista culturale e molto attraente dal punto di vista della sua bellezza. E questa è una ragazza straniera che dice alcune cose di cui noi dobbiamo andare orgogliosi. Cioè, io dico che intorno alla partita dell'Expo e intorno all'alta formazione agroalimentare e zootecnia si gira anche, insieme ad altre cose, la partita del rilancio turistico commerciale della città. Ma si girano anche, ruotano anche altre partite. Perché è chiaro che il treno Cremona-Milano è un treno che non funziona e mille pendolari, tantissimi pendolari che frequentano questo treno lo sanno. Ma è altrettanto chiaro, ed è scandaloso questo, che una città non possa chiedere quantomeno il materiale rotabile di sostituzione a Milano, cioè la dignità di essere cittadini lombardi riconosciuti come tali, se questa città dorme sulla sua capacità propositiva ed è incapace di proporre una progettualità. Seconda questione, sicuramente sempre legata alla questione dello sviluppo e del lavoro, perché è chiaro a tutti che intorno alla questione dello sviluppo e del lavoro di questa città si ruota non soltanto il turismo e il commercio, ma ruota anche tutto il tema del welfare. Le povertà stanno crescendo, ma è chiaro che se una città muore in termini di lavoro, noi faremo fatica ad affrontare queste tematiche, che sono tematiche molto gravi, che stanno venendo fuori in città in maniera molto forte. La seconda cosa allora che prendo in mano sicuramente è il polo tecnologico. Il polo tecnologico, che forse alcuni di noi non conoscono, e anche questo è un peccato, è CRIT, Cremona Information Technology, è una realtà che unisce tra di loro alcune aziende che occupano circa 300 posti di lavoro. Come dicono alcuni imprenditori, che sono estenuati dalla inerzia dell'amministrazione, come dicono alcuni imprenditori, qui guardate che si tratta di mantenere i posti di lavoro in città. E ripeto che questa partita è strettamente legata alla partita della povertà. Vuol dire che delle aziende possono trovare in questo polo che avrebbe nell'area vicino a Zeiss la possibilità di avere uno spazio comune. Intorno a questo polo bisogna costruire una progettualità, concludere il progetto e sapere che questo significa mantenere questi posti in città, ma anche costruire intorno a questo progetto incubatori di impresa, start-up per giovani, perché la questione del lavoro giovane è un'altra delle questioni fondamentali che noi abbiamo davanti. Sono sicuramente le prime due cose che prenderò in mano. Presidente Sindaco, come tutti pensano, di accorciare il tempo e gli interventi. Allora, due cose da pragmatismo femminile. Io la prima cosa che farei è nominare una giunta paritaria di uomini e donne competenti, convocare un'assemblea del personale per conoscere la macchina, vicino alla macchina del comune, e terza cosa, se mi posso allargare, anche istituire un coordinamento degli eletti, nel senso dei nostri rappresentanti, siano essi consiglieri regionali, deputati o senatori, che sono appunto agli altri livelli. E da ultimo, mi concentrerei, ovviamente condivido tutto quello che ha detto Gianluca, perché su tanti progetti con Paolo abbiamo molta affinità. Però mi preoccuperei, come abbiamo fatto anche nel nostro programma presentato in questi giorni, in queste settimane, di mettere al centro la questione del lavoro e dell'occupazione, cercando di trovare un modo, uno strumento per veramente attivare un sistema territoriale che scelga qual è il progetto per questa città e ci lavori in modo condiviso e in modo competente. Così, su questo so già cosa ti risponderebbero, ma te lo immagini da te gli amministratori in carica, che il comune sul tema lavoro, per quanto fondamentale, può fare ben poco, le casse sono vuote, eccetera, eccetera. Forse è un'argomentazione che ha una dose di buon senso.
Dipende da come la si vede, nel senso che se si vanno a vedere, cioè se si pensa a una competenza legislativa, sicuramente sì. Io però penso alla necessità di farsi portatori di un interesse della collettività. In questo momento l'interesse principale, penso, per una ripresa del territorio è quello dell'occupazione e del lavoro. Non è demagogia, perché anche dal punto di vista delle competenze assegnate alle enti locali, come legislazione del 98, a divenire, parliamo di attività produttive, parliamo di commercio, parliamo di trasporto, se tutte queste competenze non possono essere una leva, parliamo di fiere, parliamo di mercati, parliamo di tante cose, possono essere una leva per muovere un territorio, non vedo chi può farlo, dagli orari dei negozi ad altro, mi sembra che comunque sia fortemente competente in materia. Se pensiamo poi solo alle risorse economiche, ovvio che sì, nel senso che sono scarse, però bisogna anche cominciare a mettersi in un'ottica, forse questo è lo slogan, ma per semplificare il mio pensiero, bisogna fare cose mai fatte per avere cose mai viste, e soprattutto sarebbe sempre un peccato non fare niente, perché si può fare poco. E quindi penso che con le risorse di tutti, non solo economiche, anche le competenze che si sono prima, che abbiamo da un punto di vista universitario, da un punto di vista professionale, anche di persone competenti all'interno della macchina comunale, possiamo lavorare in questa direzione, ovviamente non da soli, questo no, è meno semplice che sia. Arbitro, ha recuperato il suo impegno. Allora, parto un attimo dal lavoro e dal tuo intervento per dire che in realtà comunque qualcosa potrebbe fare. Ad esempio, nel nostro programma abbiamo citato due iniziative che secondo noi potrebbe fare il Comune: un ufficio impresa e progetti di co-working. L'ufficio impresa cosa sarebbe a dire? In diverse città italiane si sarebbe usato proprio degli uffici che aiutino dei giovani che vogliono iniziare un'attività lavorativa a districarsi nella giungla legislativa, nella giungla burocratica e nella giungla delle eventuali sovvenzioni e aiuti vari. Questo è un ottimo punto di partenza. Il Comune di Cremona è poi proprietario di diversi immobili inutilizzati. Spessissimo i problemi per i giovani che vogliono incominciare a fare un proprio lavoro è la mancanza di una quantità di denaro da poter investire nei mezzi strumentali, quello che permettono praticamente di svolgere questo lavoro. Anche queste sono esperienze provate in altre città. Il Comune mette a disposizione in una propria area degli strumenti di base settorialmente divisi in tre o quattro settori, e poi i giovani per tre anni possono sfruttare questi spazi e questi strumenti, e poi in questi tre anni nel frattempo possono verificare se quello è davvero il loro lavoro, è davvero il loro futuro, e poi vedere cosa fare. È stato provato che in una stragrande maggioranza dei casi chi esce da progetti di co-working forma poi delle società con i ragazzi con cui ha lavorato, e poi parte e può camminare con le proprie gambe. In un momento così mi sembra determinante aiutare i giovani proprio a iniziare quando non riescono ancora a camminare. Le prime due cose che farei sono sicuramente Expo, rilancio all'Expo e rilancio del centro storico. Rilancio all'Expo, anche e soprattutto visto il ritardo pazzesco della nostra città rispetto alle città limitrofe, che è indecoroso. Basti pensare che Cremona ha costruito un progetto di Cremona città tra fiume e musica che ha ricevuto dalla regione un contributo di 75.000 euro. Pavia ha costruito un progetto che ha ricevuto dalla regione un contributo per 4 milioni di euro. Questo ovviamente fa capire la differenza del progetto. A Mantova stanno costruendo un padiglione galleggiante sui laghetti della città. Brescia, per 6 giorni, l'Expo si sposterà a Brescia, sul territorio bresciano, per la gastronomia, per valorizzare la gastronomia bresciana. Piacenza si è fatta costruire una metropolitana a cielo aperto con contatto di 30 minuti con Milano, e qui rientra la nostra proposta di vedere allungato, e questa è la nostra scommessa che dobbiamo veramente fare per raggiungere Milano, vedere allungato di 25 km da Piacenza a Castelvetro quello, per avere il collegamento con Milano tramite Piacenza. Abbiamo 25 km di binari da Castelvetro Piacentino a Piacenza, senza un passaggio a livello, costruiti
i vecchi corridoi veloci, con gli stessi criteri dell'alta velocità, fino ad ora non c'erano treni, è assurdo che non ci sia un treno che faccia proprio avanti e indietro. Noi Milano ci dobbiamo dimenticare di Milano per Monaco, è da lì che si va a Milano, perché i collegamenti sono da lì come sulla A1, i collegamenti sono lì per andare. E ci possiamo arrivare. Rilancio del centro storico, ovviamente. Un errore anche nostro e anche del centro-sinistra è stato quello di ritenere i problemi del centro storico i problemi dei commercianti. Non è così. Una città ciambella, vota il centro e piena nei centri commerciali, è una sconfitta non per il commercio cremonese, ma per la città di Cremona. Due domeniche fa, al centro commerciale di Cracò c'erano 43.000 persone. Queste non sono andate tutte a fare la spesa, sono andate a fare i due passi. Noi dobbiamo far tornare quelle persone a fare i due passi in città, poi saremo tempo a scrivere un altro po'. Thank you.